La scarafaggia, la scarafaggia. Ciao tesoro. Ciao amore. Non a te, a lei. Oh. Ciao. Che fai? Sto mettendo le corde alla chitarra, e tu? Oh, beh. Andiamo a paninare sull'erba. Andiamo a fare un picnic. Oh, se vieni anche tu, siamo in tre. Lascia perdere, abbiamo pensato di andare sul lago di Boulder. Ah. Ho dei panini al prosciutto e della cioccolata calda là dentro. Già, e vedo che Morca ha una coperta e pepe? No, formiche. Formiche? Mindy dice che non c'è picnic senza formiche. Quelle formiche sono schifose. No, sono felici della loro forma di governo. Oh, oh. Vedi, i piccoli ballano dalla felicità. Lascia perdere, siamo venuti perché volevamo che tua nonna veniste con noi. Ho parecchia roba per tutti. E parecchie formiche. Oh, mi piacerebbe venire, ma tua nonna non si sente troppo bene. Oh, cosa c'è? Beh, ti ricordi il suo amico Barney? Ah, sì, quello con cui lei gioca a canasta. Giocava, è morto venerdì notte. Cora l'ha presa male. È terribile. Sì, specialmente visto che Barney era più giovane di Cora di 4 anni. Oh, nonna. Signora Hudson, vuol comprare una chitarra anche se si è scordata? Oh, oh, oh. Io mi sono scordata. Di dove sono i miei occhiali? Oh. Oh. Grazie. Avevi ragione, non credo di averla mai vista così depressa. Non è più se stessa. Da 3 giorni non mi ha neanche dato del cretino. Oh. Perché è così triste la signora Hudson? Beh, probabilmente perché è sola, Mork. Non ha molti amici della sua età. Oh, da noi gli anziani hanno tutti gli amici che vogliono. Beh, qui è un po' diverso. Molta gente, specialmente i giovani, ignorano i vecchi. Ma sono loro che hanno la sapienza e l'esperienza. Su Ork sono circondati dalla gente giovane. Oh, anche noi ce l'abbiamo nelle nostre grandi città. Si chiama Scippo. Non è affatto facile essere vecchi. Oh, la signora Hudson sembra così sola. Vorrei fare qualcosa per aiutarla. Che cosa? Oh, sei veramente carino, Mork. Ma il problema è che ha bisogno di qualcuno della sua età. Sentite, perché voi due non andate al vostro picnic? Io mi rimetto la chitarra di Cora e questo la farà star meglio. Va bene. Senti, papà, ti chiamo dopo il picnic per sapere come sta nonna. Ok, sono sicuro che le farà piacere. Ok. Ciao. Ciao, nonna. Ehi, sono scappate. Ah, formiche, formiche. Ah, aveva detto che non gli piacevano. Guarda, ci balla insieme. Formiche. Mark, io vado nel retro per vedere se posso tirar su nonna. Se entra qualcuno, fa uno strillo. Ah! Ah! Hai detto di strillare? Stai bene, Mark? Sicuramente mio plasma magic in centrale. Ah! Ah! Boom, boom! Eugene, Eugene, ti voglio fare una domanda. Bene, una delle cose che mi piacciono di te. Perché tutti mi stanno a dire sempre le cose. Tu sei l'unico che mi chiede le cose. Che ti piglia? Che fanno i vecchi per divertimento? Beh, mia madre è abbastanza vecchia. Ha 31 anni. Mm? E a lei piace guardare i romanzi in televisione? No, no, volevo dire più vecchia come la signora Hudson. Oh, vuoi dire oltre 40? Mm. Non lo so, non credo che si divertano. Perché? Non lo so, forse è una legge. Allora cosa fanno? Stanno intorno ai parchi Mosè, questo fanno. E che hanno di speciale questi posti? Sono gratis. Ah. Cosa fanno nel parco? Danno da mangiare i piccioni. Ehi, devo entrare per la mia lezione. Grazie per l'informazione, amico mio. Di niente. Cos'era? Cosa sarà? Un giorno. Già. Ehi, carina! Oh, Mindy non è qui. Ah, chi è Mindy? Io parlo con te, occhi castani. E cosa posso fare per lei? Ah, camminare su e giù per la mia schiena con un kimono trasparente. Non so nemmeno come si chiama lei. E per di più il mio kimono è in tintoria. Oh, Spazio, forse mi puoi far vedere qualcosa di fischi da labbra etiopici? Eh? Armonica. Oh, certamente. Mi voglia seguire. Ah, deve essere gelatina perché la marmellata non si scuote così. In che tonalità la vuole? Bu.
Oh, non abbiamo la tonalità di blu. Allora scegliene una che ti piace. Beh, vediamo. Oh, le andrebbe in là? Non ne hai più in qua? Oh no, le nuove note in arrivo sono Durimo qua su bagnassa o qualcosa del genere. In ogni modo ne prenderò nota. Ah, sei bellissima quando giochi con la lingua. Oh. Lei conosce la signora di Spagna? Ma sono un gentiluomo. Allora fanno 5 e 29. Ah, 5,29. Grazie. Mi ricordo quando queste cose costavano. Mi dimentico. Vuole che glielo incarti, signore? No, grazie, la suono qui. Ah. Che ne dici se io e te alziamo i tacchi e ce ne andiamo? Oh, dove andiamo? Al museo. Oh, non sono mai stata al museo. Oh, non possiamo far aspettare quelle statue. In questa stagione le foglie di fico cascano. Oh. Noi faremo una grande coppia. Hello, Dolly. Hello. Aspetti un momento. Non conosco nemmeno il suo nome. Il nome. Honor. Bill C. Honor. Oh, piacere di conoscerla, signorone. I miei amici mi chiamano la Banda Marina. Andando al museo ci fermiamo a questo meraviglioso delicatessen e ci prendiamo dei croccanti. Oh, benissimo, ho una fame. Non per noi, per i piccioni. Oh. Nostra piccola bambina sta crescendo. Sì, e fra poco lascerà il nido a vita. Veramente voi siete due persone impossibili. Oh, noi? Ma sei tu che fingi di andare a colazione da sola? Sì, e non vorrei che tua nipote scoprisse a che ora di notte sei rientrata le ultime due sere. Ah, e allora il museo chiude alle 9 e io ero a casa per le 10, non è vero forse? Sì, ma il museo è solo a 4 isolati da qui. Io voglio sapere cosa stavi facendo dalle 9 alle 10. Beh, non è che siamo proprio dei giovincelli, sai. Non è che saltelliamo sul marciapiede. Perché sei così misteriosa in tutta la faccenda? Beh, credo che una persona dovrebbe mantenere la sua vita privata privata. Ah. Oh, e chi era quella che voleva sapere tutti i dettagli quando uscivo con un ragazzo? Esatto, la reciprocità è giusta. Allora, dici tutto. Sì. Beh, per adesso siamo andati a visitare il museo. E poi? E al parco, a dar da mangiare ai piccioni. E cos'altro hai fatto? Oh, papà, non è costretta a rispondere a questa domanda. Oh, va bene, cara, ora gli risponderò. Questi non sono affari tuoi, frezzo. Non è bello, nonna è tornata alla normalità. Anche se ci sta nascondendo qualcosa. Beh, io credo che sia meraviglioso. Sai una cosa, nonna? Sei una donna rinata questi ultimi giorni. Davvero? Sì. Veramente, Mindy e io non vediamo l'ora di conoscere l'uomo responsabile. Beh, si dà il caso che sta venendo a prendermi per portarmi a colazione. Colazione? Oh, santo cielo, il mio pollo arrosto! Sai, forse, nonna, non so di cosa sto parlando, ma dar retta al tuo cuore. Sai, delle volte se dai retta alla testa, la logica complica le cose. Hai ragione. Non sai di cosa stai parlando. Lo so che mi sto impicciando, ma voglio solo quello che è giusto per te e Bill. Oh, tutto va bene, cara. È solo che c'è qualcosa che... Sì, lo so. John Travolta mi fa lo stesso effetto. No, cara. Volevo dire che c'è qualcosa di familiare in lui che... Sarà probabilmente Bill. Vado a prendere il cappotto. Ok. Oh, lei deve essere Bill. Io sono Mindy, la nipote di Cora. Oh, incantato. Oh, papà, questo è il signor Bill. Smamma. Scherzavo. Piacere.
Sa una cosa, ha reso molto felice mia suocera. Oh sì, è ritornata una ragazzina e la vogliamo ringraziare per questo. Ah, visto che vi ho fatto tutte e due così felici e non vi dispiace di quello che sta succedendo fra me e Cora, vi svelo un segreto. Nanno, Nanno. Dove hai imparato quello? Suork, io sono Mark. Sono pronta, Bill. Scusa, intanto avrete fatto una bella chiacchierata. Oh, sì, spero che Bill e io avremo occasione di chiacchierare ancora. Molto presto. Qualcosa mi dice che l'ho fatta molto grossa. Lì, Casanova. Casanova? Avevo sentito di Supernova, Cevinova, Bossa Nova. Non te la cavi facendo lo stupido in questo modo. Non lo stavo facendo. La signora Hudson e io ci siamo divertiti moltissimo. Abbiamo incominciato col far attraversare la strada a un boy scout. L'abbiamo dovuto costringere per poterlo fare. Poi abbiamo giocato a vigliacco con dei bambini con gli skateboards. Poi ci siamo avviati lentamente sul corso. Abbiamo creato il caos con il traffico. Siamo stati dei veri mascalonzi. Mark, come sei riuscito a fare una cosa del genere? Ho cambiato la mia età con la mia macchina dell'età orchiana. Ho messo i controlli a senile e ho tolto due. Non sto parlando della macchina, ma di quello che hai fatto. Voglio sapere perché hai fatto una cosa così terribile alla nonna. Perché è terribile se la rende così felice? Lei è felice perché crede che tu sia davvero un vecchio come lei. Ma quando io uso la mia macchina dell'età sono un vecchio. Sei molto ingiusto con mia nonna, ma tanto. E come fa ad essere ingiusto? Era triste e l'ho resa felice. Perciò come fai a dire che è ingiusto? E se poi lei si innamorasse di te? Ora tu non è che la sposerai e questo forse le spezzerà il cuore. Non vedi che potresti farle più del male che del bene? Oh, oh, realizzazione improvvisa. Mark il buono, Mark il brutto. Chiamo un'agenzia di viaggio e prenoto un pesante viaggio di colpa. Come ho fatto a fare una cosa così stupida? Oh, Mark, le tue intenzioni erano buone. Sì, ma c'è un detto su Orco. La strada verso la terra è lastricata di buone intenzioni. Sono un vero cretino. Rosso rosso in faccia. Mork. Ma come risolvo questo problema? La signora Hudson e io abbiamo un appuntamento domani sera. Credo che l'unica cosa è di farvi rompere. Io per me sono già abbastanza a pezzi. No, voglio dire, dovrei dirle che non la vedrai più. Oh, mamma, sarà brutto. Credo che le piaccia molto quel vecchio. Eugene, credevo non arrivassi mai. Chi c'è, Mark? Ho bisogno di un nuovo consiglio. Farò del mio meglio. Ma devi capire, io ho i miei limiti, sai? Ho solo 10 anni soltanto. Tu sei l'unico cui posso chiedere. Che cosa ne diresti di Cora Abby? Quella lì sa tutto quanto. Sì, come fai a fidarti di una donna che inizia le sue lettere con Cora confusa? Ok, di pure. Va bene. Diciamo che qualcuno ti vuole bene e tu vuoi porre fine all'amicizia. Come si fa? Dirgli di telare. Efficace ma crudele. Come si fa se non vuoi fargli del male? Mark, ci saranno 50 modi per piantare la tua amante. Me ne servono solo 7-8. Di pure, mai matchkin. Beh, uno sarebbe esci da retro Pietro. Ah, esco. Retro Pietro. Nuovo programma Fiamma. Fiamma. Per te c'è un ciao. C'è un ciao. Ma che cos'è cinese? Per te c'è un ciao, 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 ciao. E tu così ti liberi. Munchkin, sei più saggio della tua statura. Di una cosa non devi dimenticarti, non lasciare che quelle bambole ti incastrino. Pianeta buffo dove i polli controllano la ferrovia. Spero proprio che Mork ce la possa fare. Oh, so che ce la farà. Speriamo solo che non spezzi il cuore di nonna. Bill, non è ancora venuto? No. Ah, sei molto elegante, Cora, stasera. Grazie. Dai, i tuoi capelli stanno così bene. Li ho appena lavati. Deve essere Bill. Vado io. Sì. Ah. Oh, salve. Guacamole, signorita.
Niente per lei finché non coglie la mano. Ciao, Bill. Ah, dolce mia. Dovrei essere bravo. Nessuna pressione. Credo che andrò a ripassare il mio solo di trombone. Ti aiuto. Qui, Bill. Vieni. Siediti. Oh. Come sono belli questi fiori. Oh, Bill, c'è una cosa che voglio dirti. Sintonia. Età prima della bellezza. No, no, le perle prima del porco. Oh, va avanti. Che io... Cora, c'è una cosa che devo dirti e tenterò di dirlo nel modo più veloce e indolore possibile. L'indolore è facile, alla mia età il veloce è la parte difficile. Oh. Cora, dopo attento esame, ho deciso di uscire dal mio retro, Pietro. Voglio dire che farò un nuovo show, zampa no. Il che include di lasciare la chiave. E per concludere, io adesso ecco mi sento libero. Quello che sto intendendo di dire, Cora, e siamo al saluto. Non ho capito una parola di tutto quello che hai detto. Avrei dovuto chiedergli gli altri 46 modi. Lascia stare. Vieni a sederti perché ora tocca a me parlare. Dunque, allora, prima di tutto voglio ringraziarti per avermi aiutato in un momento molto difficile. Momento difficile, le 7:25. L'altra cosa che ti volevo dire è che io so chi sei, Mork. Shazbat. E come lo hai scoperto? Oh, su, se eri veramente vecchio, il K.O. sarebbe stato seguito dal K.O. Sono davvero uno stupido, allora. No, non lo sei, sei meraviglioso. Ho cominciato a sospettare il giorno che siamo andati al museo. Ti ricordi quel lavoro artistico che ti piaceva? Ah, sì, quella bella scultura metallica. Mm-hmm. Era il condizionatore dell'aria. Oh. E poi ieri sera, quando ci eravamo persi, hai chiesto indicazioni a un salice piangente. Oh, però ci ha fatto arrivare. Solo Mork poteva fare queste cose. Suppongo che non ti piaccio più. Oh, ma come fai a dire una cosa del genere? Certo che mi piaci, ma mi piaci più che mai. Non ti rendi conto che mi hai fatto uscire da una crisi depressiva? Tu mi hai fatto capire che ho una famiglia che mi vuol bene e un buon lavoro. E mi hai fatto capire che ho tanti amici di tutte le età. Io sarò sempre tuo amico, signor Hudson. Perché non mi chiami nonna? Che io è senza knockout. Ma sai, c'è una cosa che ancora non capisco. Ieri sera, quando ti ho pizzicato la guancia, l'ho fatto per vedere se eri truccato, Mork. Non lo eri. Sembrava quasi che tu veramente fossi un vecchio. Provvisoriamente lo sono. Oh, no, no, non è proprio possibile al mondo fare una cosa del genere. Forse è questo sul tuo mondo. Cora, ora c'è una cosa che ti devo dire ed è meglio che ascolti seduta. Che io? Cora, ti devo dire una cosa. Perché ti rispetto e perché forse è inutile nascondertelo. Io vengo da un altro pianeta. Io sono un essere spaziale, nano. Vuoi sapere una cosa strana? Una cosa strana per me? Ti credo! Avrei dovuto capirlo quando hai inciso le nostre iniziali su quell'albero con il tuo dito. Ci posso fare anche i succhiotti. Oh, Mor, che sollievo. Sai, da quando sei andato a vivere con Mindy, vedevo delle cose che... Beh, mi hanno fatto pensare che uscivo di senno. Ma ora tutto questo è comprensibile. Un uomo che viene dallo spazio. L'accetti così? La maggior parte della gente mi guarda e dice... Oh.
Oh, Mark, vedi, io sono in giro da tanto tempo. Ho visto l'era dell'automobile, radio, film sonori. E ho visto un uomo andare sulla luna. L'ho vista anch'io. Beh, se noi possiamo andare lì, non c'è ragione che tu non possa venire qui. Allora posso tornare alla mia età normale e tu sarai ancora mia amica? Oh, ma certo. Ma c'è un'altra cosa, Mork. Se puoi diventare vecchio, puoi fare diventare un'altra persona giovane? No. Shazbat! Mork chiede Orson, rispondi Orson. Cosa stai facendo? Le flessioni in su è una forma comune di esercizio terrestre, eccone un altro. Pugno, stretto, si robustisce il petto. Perché questo improvviso interesse negli esercizi? Il fatto è che mi sono invecchiato e sono un po' rigido. Ti sei invecchiato, è un modo spicciolo per ottenere rispetto. Oh, qui è diverso, qui i giovani sono al centro dell'attenzione. Cosa sanno i giovani? Non hanno esperienza, non ha senso. Oh, questo non sono riuscito a capirlo neanche io. Qui sul pianeta Terra tutto cresce in valore con la vecchiaia. Vino, formaggi, mobili, monete. Tutto a differenza delle persone. Qui ignorano i loro anziani, Orson. Non gli fanno cose carine? Una cosa carina la fanno, gli danno la pensione. Ma perché trattano così i loro anziani? A differenza di noi, invecchiando, i loro corpi cadono in uno stato di sfasciamento. La prima cosa che se ne va è l'udito. Cosa hai detto? La prima cosa che se ne va è l'orecchio! Perché, Mark? Io ho una teoria al riguardo. Credo che sia perché nessuno gli chiede mai niente. Che spreco. Qui è Mark che chiude fino alla prossima. Nano?